Un saluto a quanti ci seguono via web, a tutti i fratelli e sorelle che sono collegati, agli amici. Eh? Da, um, ringraziamo il Signore per questi strumenti. Da poco ci siamo affacciati non solo su Facebook, anche su YouTube, quindi l'importante è che la parola venga predicata e che il Regno di Dio vada avanti. Questa sera voglio condividere con voi un passo... Noto ed è un passo che si trova nel libro di Giosuè, al capitolo 1, dove c'è un verso che sta nel 90-95% delle Bibbie che vengono regalate. Vediamo Giosuè, al capitolo 1, dal verso 1, leggiamo così: Dopo la morte di Mosè servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e disse, Mosè, mio servo, è morto. Or dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè, il tuo territorio si stenderà, dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, all'Eufrate, tutto il paese degli Tei fino al Mar Grande a Ovest. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro, solo si forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi ovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te, ovunque tu vada. Allora Giosuè comandò agli ufficiali del popolo dicendo. Amen. Ho avuto in cuore di dare questo messaggio due domeniche fa. E ero certo che eh, il Signore volesse parlare attraverso questo, questo brano di scrittura. Tra l'altro, nella sera stessa aveva avuto una conferma tramite una sorella che mi aveva parlato proprio di Giosuè. E visto che avevo un po' di tempo mi ero messo in cuore di prepararmi bene allora avevo dato una lettura fugace a un brano che conosco abbastanza bene questo eh, primo capitolo del libro di gesuè eh, è un brano che si conosce quasi eh, nell'interezza quasi nella nelle profondità e quindi si avevo dato una lettura fugace la stessa lettura che eh, la stessa comprensione che si può avere quando magari si ascolta eh, un brano un brano della scrittura eh, quando leggiamo la bibbia audio che è un grande aiuto un grande ausilio però eh, eh, da dà un, dà un, un certo messaggio al tuo cuore quindi avevo nel mio cuore più o meno capito, secondo il mio punto di vista, quello che il Signore voleva dire questa sera. Quindi poi mi ero preparato uno schema, come faccio di solito quando, quando predico, avevo creato un contesto, avevo messo un, un corpo. A questo messaggio, più o meno secondo ciò che io avevo in cuore eh, di, di predicare questa sera, e c'era una conclusione. E poi ho detto: Ok, queste sono le premesse, il Signore vuole parlare di questo. Ora andiamo a sviluppare il messaggio. Quando mi trovai però ad aprire la scrittura, anche perché ho avuto eh, il mio tempo per fare, per fare questo, quando sono andato ad aprire la scrittura e ho letto. Mi si è aperto tutto un altro mondo e una voce nel mio cuore mi diceva: No, William, io non voglio parlare di quello che pensi tu. Beh. Considerate che eh, spesso mi è capitato che eh, arrivavo in chiesa con l'intenzione di dare un messaggio e il Signore ha cambiato il messaggio completamente. Ma poche volte, rare volte, mi è capitato di. Avere il testo del messaggio e comprendere male le intenzioni eh, del, dello Spirito Santo. Questo per me è un'esortazione per la mia vita, e la voglio condividere con voi: a, a meditare sempre la parola di Dio, che è il tema principale di questo verso. A meditare nel profondo la parola di Dio, perché eh, una lettura fugace ti dà sicuramente un messaggio. Ma quando noi andiamo a fondo, il Signore parla nelle nostre vite. E credetemi, potrei, predicare, potrei fare una predicazione per ognuno di questi dieci versi che ho letto. Siamo in un contesto in cui eh, il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, ha vagato 40 anni nel deserto con le vittorie e le sconfitte, con... Eh, Uh, le soddisfazioni e le batoste uh, prese molte volte dal Signore stesso e questo popolo arriva nei pressi del fiume Giordano nel paese di Moab, lì dove uh, si sta preparando alla conquista. È un tema molto particolare quello che io oggi voglio affrontare, perché io voglio parlare della via maestra. Quando noi siamo sulla via maestra, siamo sulla via principale, siamo sulla via che ci porta al successo spirituale. Quando si parla di successo, sempre vogliamo, cioè, cerchiamo di <ride> tenere ehm, le mani avanti, ma eh, nello spirito noi siamo chiamati ad avere successo, nello spirito noi siamo chiamati ad avere delle conquiste. Probabilmente la nostra realtà spirituale eh, si può ricondurre alla Chiesa locale, al vicinato, a, a delle realtà probabilmente eh, dal punto di vista umano piccole, ma che nello spirito sono grandi successi, perché Dio è con noi, perché Dio ci ha dato di fare quello. E se Dio ci ha dato di fare quello, noi dobbiamo eh, fare ciò che è il compito a cui siamo stati chiamati. Giosuè viene chiamato, siamo a un bivio, siamo a, a un voltare pagina. Ora Mosè, mio servo, è morto. Se noi leggiamo il capitolo precedente, quindi l'ultimo capitolo del Deuteronomio, noi vediamo come eh, Mosè eh, viene richiamato <ride> nella, nella presenza di Dio e eh, il popolo piange. E c'è un cambio di programma, c'è un cambio di leadership, eh, tra, tra virgolette. Ci sono sempre delle conseguenze nella morte del leader. Giosuè si trova con un, con un popolo enorme, un popolo che è veramente problematico, l'abbiamo visto in, eh, in tutti e cinque i libri del, del Pentateuco. È un popolo di collo duro, tendenzialmente libelle, che si rivolge molto spesso all'idolatria, cosa che il Signore abolisce e bandisce e Gesù è intimorito. Ci sono sempre delle conseguenze quando muore la leadership, perché molte volte eh, la Chiesa, il popolo, si poggia su quella che è la leadership. E a volte perdiamo di vista il fatto che nonostante tutto l'opera di Dio va avanti. Mi posso mai dimenticare quando eh, morì il caro fratello Luciano Crociani, eh, noto pastore, eh, io eh, ho detto qualche volta in qualche mio studio mio nonno spirituale, io sono attaccato a... Alla figura, alle sue parole, alle parole che lui ha, ha detto, che sono rimaste impresse nel mio cuore. E quando lui è andato col Signore, qualche tempo dopo, eh, mi trovai a parlare con qualche fratello ehm, che veniva da quella chiesa, dalla chiesa da una delle, de, delle più grandi chiese di Roma. E a questo, questo fratello ci siamo abbracciati. Allora si poteva ancora fare, si ci poteva abbracciare. E, e dissi: è, è dura che il fratello Luciano ci ha, ci ha lasciato? E lui disse: Sì, è dura, però l'opera di Dio continua ancora.. E noi vediamo che quando la chiesa è predisposta in questo, quando la chiesa ha il focus che il nostro capitano è Cristo Gesù. C'è sempre un cambio generazionale, c'è sempre eh, un cambiamento, ma l'opera di Dio non si ferma mai. E questo è il contesto. Siamo più o meno nel 1400 avanti Cristo. Abbiamo più o meno dei dati storici che ci possono dare conferma, non ne possiamo fare dogma altrimenti ne faremo speculazione. Però alcuni dati storici ci dicono che siamo in questo periodo 1400 a.C. Mosè muore, tutto il popolo, di cui solo guerrieri si, eh, si aggiravano nel numero di 600.000, su per giù, alcuni stimano che il popolo di Israele in quel periodo fosse di 2-3 milioni di unità, quindi di, di, di esseri umani, e questo popolo enorme fu dato in affidamento. A Giosuè. Chi rappresenta Giosuè e chi rappresenta anche il popolo? Essi rappresentano ognuno di noi che veniamo chiamati a portare avanti il regno di Dio. E ci sono delle promesse. Dal verso 3 al verso 5 Dio fa delle promesse a Giosuè e le fa al popolo di Israele e le fa a tutti noi. Le promesse che Dio fece ai suoi servi allora sono valide ancora adesso perché ancora adesso noi siamo chiamati a passare il Giordano e a conquistare. Perché se noi ci guardiamo intorno, il regno di Dio viene, il regno di Dio viene in potenza e noi siamo chiamati ad operare per combattere, per fare avanzare questo regno. C'è la promessa che è rivolta anche a noi nello Spirito, dice il Signore: Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà. Come ho detto a Mosè: Se noi andiamo a vedere proprio. Nella legge, andiamo a vedere nel Deuteronomio, troviamo questa promessa che Dio fa a Mosè. Ma qualcuno qui può trovare un errore di, di, di grammatica. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà. Ci verrebbe naturale dire, io vi darò ogni luogo che la pianta del vostro piede avrà calcato, ma Dio ragiona in modo diverso, Dio vede avanti a noi, Dio nella sua onniscienza vede con grande potenza ciò che il suo popolo può fare, il potenziale che il suo popolo ha nello spirito quando siamo attaccati a Dio. Io vi ho già dato, è già in vostro possesso, dovete solo andarvelo a prendere, come marciando su quel luogo. E su questa fede il popolo di Israele si è mosso per circa 5-6 anni in tutto il paese di Canaan, conquistandolo da nord a sud, secondo i, i limiti, i confini che Dio stesso dà nel, nel verso 4. Parla dell'Eufrate, parla del Libano, ecco delle cose che oggi stesso noi conosciamo, il mar grande che è il mar Mediterraneo. Se noi ci muoviamo nello spirito, vediamo che il Signore ci dà ehm, dei, dei territori, dei territori spirituali, e già sono nostri. È solo un atto di fede. Il passare il Giordano stesso che Dio comanda a Giosuè al popolo è un atto di fede. Mentre con uh, uh, il mar Rosso il passaggio è stato un passaggio di liberazione, è stato un passaggio uh, in preda alla paura. Qui ci troviamo davanti a un aspetto completamente diverso. Nel mar Rosso Dio comanda a Mosè di mettere il bastone, e quel bastone avrebbe aperto il mare, di comandare al mare di aprirsi. Questa. Scena ci fa pensare che Dio apre una strada lì dove non si vede la strada, ma il passaggio del Giordano parla di fede, perché il Giordano non si è aperto con un comando, il Giordano si è aperto nel momento in cui il popolo di Israele mise i piedi nell'acqua. È un atto di fede. Giosuè dice al popolo passate il Giordano, ma Giosuè, ma ti rendi conto che qui il fiume è in piena? Scorre? Verremo travolti Giordano. Poi aveva delle acque notoriamente molto sporche. Oggi faremo tutti no? I... un po' più particolari sulla polizia. Ma l'acqua è sporca, dai, non, non, non mi voglio bagnare. Gesù chiama il popolo ad attraversare il Giordano. E come i piedi del popolo furono nell'acqua, si alzò un muro a nord. E a sud il Giordano fluì, e il popolo poteva passare all'asciutto è un atto di fede. Quando noi combattiamo per il regno di Dio siamo chiamati a combattere per fede, e qui c'è un'altra promessa: il Signore dice: Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Tu puoi combattere. Sarei chiamato a combattere anche tutti i giorni della tua vita. <ride> Qualcuno dice io sono stanco di combattere, signore, non ce la faccio più. Chiamami. Noi saremo chiamati nel momento stesso in cui il signore ha deciso che saremo pronti per andare alla sua presenza. Ma qui dice nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. E c'è un perché. Dio non manda le persone con un punto interrogativo. Gesù non ci dà delle direttive, lo Spirito Santo non ci guida lasciandoci con il punto interrogativo. Vai perché ci dà una motivazione. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. E qui c'è uno dei versi più belli della scrittura. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo era un verso che, che Davide aveva fatto suo. Diceva, quando, quando anche mia madre e mio padre mi abbandonassero, tu sarai, resterai con me. Nessuno ti potrà resistere, perché come sono stato con Mosè, io sarò con te. Dio è con noi. E questa parola è profetica perché parla di Cristo Gesù. Quando Isaia profetizzò di Cristo Gesù, lo chiamò Emanuele che significa Dio è con noi. E c'è una grande verità in questo, perché se Dio è con noi, alla fine chi sarà contro di noi? Dio è con noi, ci dà la certezza che il Signore, che è l'essere più potente che esista nell'universo, in qualcosa pure più grande dell'universo, L'essere che permia tutto quanto, perché Cristo Gesù è colui che tiene insieme tutte le cose, tutte le cose sussistono in lui. E Cristo Gesù è con noi. E se lui è con noi, chi sarà contro di noi? Ci sono dei problemi che a volte ci possono demoralizzare, che ci possono buttare giù. Qui Dio parla al popolo, non vi, non vi preoccupate, Mosè è morto, ok, ma io sono con voi. I problemi ti stanno arrivando addosso, ma io sono con te. La malattia sta arrivando, sta incombendo, sta andando avanti, progredisce, io sono con te. Il lavoro non arriva, io sono con te. Oggi più che mai, in, in, tanti, in tanti anni della storia dell'uomo, oggi più che mai il Signore, come in altri periodi, ci chiama ad essere attaccati a Lui con fede e ad avere la certezza che Lui è con noi. E Lui opera attraverso di noi, e Lui opera nella nostra vita e non ci abbandona. Lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei scrive agli ebrei al capitolo 13 al verso 5 nel vostro comportamento non siate amanti del denaro perché quando le preoccupazioni arrivano potremmo essere portati ad avere dei compromessi ad avere dei comportamenti che sono contro quelli che la parola di Dio ci dice nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È importante che noi comprendiamo che Dio è con noi, nella gioia e nel dolore, nella, nella prosperità, nell'indigenza. In ogni cosa noi dobbiamo rendere grazie al Signore semplicemente per il fatto che Lui è con noi. E poi inizia a dare un messaggio personale a Giosuè. Dal verso 6 Dio ci rivela la condizione per poter arrivare a queste promesse. Dice a Giosuè sii sì forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che io giurai ai loro padri di dare loro. C'è un compito che Dio dà a Giosuè, c'è un compito che Dio dà a ognuno di noi. Probabilmente lo sapremo nel tempo. Giosuè, prima di arrivare ad essere leader generale del popolo di Israele, e poi dopo la conquista di Canaan è diventato un governatore, una specie di giudice del popolo, Prima di fare questo, Giosuè è stato ministro di Mosè. Lo leggiamo al verso 1: Giosuè figlio di Nun, ministro di Mosè, era il servitore di Mosè. E in alcuni, in alcuni episodi del, dell'esodo, dei numeri, del Levitico, noi vediamo questo Giosuè stesso a capo dell'esercito. Giosuè è fatto anche la spia. Era uno delle dodici spie che è stato mandato 40 anni prima dei fatti che noi stiamo leggendo adesso, 40 anni prima, a vedere eh, il, il paese dove scorreva latte e miele, dove c'erano i giganti, ma c'erano grandi benedizioni. Josué insieme a Caleb era eh, uno dei due che, a differenza degli altri dieci, dissero noi dobbiamo andare perché l'Eterno è con noi. E adesso il Signore gli dà un compito. Noi non sappiamo il compito al quale siamo stati chiamati, ma l'Eterno dà una esortazione al suo servo: si sì forte e coraggioso. Ora, la voce di Dio viene preceduta da quella di Mosè. Io immagino che Giosuè ricordasse molto bene queste parole che Mosè stesso gli disse come noi andiamo a leggere nel, nel capitolo 31 del Deuteronomio, ai versi 7 e 8 dice, poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse in presenza di tutto Israele, sii forte e coraggioso, perché tu entrerai con questo popolo nel paese che l'Eterno giurò ai loro padri di dare loro, e tu lo darai loro in eredità. Inoltre l'Eterno stesso cammina davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non avere paura e non sgomentarti. Al verso 23 dice: Poi diede i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: questo è sempre Mosè: sii sì forte e coraggioso, perché sarai tu a introdurre i figli di Israele nel paese che promisi loro con giuramento. E io sarò con te con te, dice il Signore. Queste parole di Mosè, immagino che furono eh, per Giosuè eh, un ricordo quando Dio gli parlò in questo modo. E qui c'è un grande insegnamento per noi, perché a volte i, i, i ministri di Dio, i servi di Dio, parlano e parlano come eh, se parlassero per conto del Signore. Molto spesso è così. Ma se noi vogliamo avere una conferma di, di quello che eh, il servo ci sta dicendo, il Signore parlerà alla nostra vita, parlerà alla nostra vita in maniera personale. Quando un ministro parla alla nostra vita, sarà sempre seguito dalla parola di Dio, sarà sempre seguito dal Signore che parlerà al nostro cuore e confermerà le parole del ministro. Perché a volte anche i servi parlano nell'umanità e quindi eh, non, non vogliamo puntare il dito contro nessuno. Eh, molte volte ho conosciuto persone che hanno detto eh, in maniera quasi profetica, fratello, tu farai questo, tu farai quell'altro, questo fratello poi eh, perdersi nel, nel tempo. Ma eh, ogni parola che procede dai ministri se viene da Dio sarà confermata da Dio, sarà confermata tramite la sua parola, sarà confermata tramite eh, le opere di Dio nella nostra vita. E quindi questo è un importante insegnamento per noi, per ognuno di noi, che ci dice come a Giosuè, sii sì forte e molto coraggioso. Queste parole sono parole importanti perché quando l'Eterno dice a Giosuè di essere forte, non parla di forza fisica, non dice... Eh, di essere, non lo so, un, un atleta che fa lotta libera. No, questa parola ha un'etimologia particolare. Dio sta dicendo a Giosuè di essere saldo, di essere fermo e questo è un elemento che ci richiama inevitabilmente alla fede. La fede salda, la fede non si muove. Anche se saremo scossi, la fede ci mantiene saldi è molto coraggioso perché il coraggio inevitabilmente è il contrario della paura e dà una serie di avvertimenti a Giosuè non deviare dalla legge Dio sta dicendo a Giosuè tu hai un compito molto importante ma hai uno strumento potente che è la mia parola tutta la legge che mosè il mio servo ti ha prescritto è uno strumento potente non deviare da essa né a destra e né a sinistra dio paragona la legge la parola ad una via e eh, Cristo Gesù è la via. Cristo Gesù è la via che ci porta al Padre. Cristo Gesù dice "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo mio". E, e Gesù, oltre a essere la via, è il traguardo. Se noi non discostiamo il nostro sguardo dalla parola, noi siamo su quella che è la via maestra. Questo verso mi richiama inevitabilmente un altro verso de, dell'Epistola agli Ebrei, un verso abbastanza conosciuto che è al capitolo 12, un verso che io amo particolarmente. Al verso 1 lo scrittore agli Ebrei dice, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, da una così grande nuvola di testimoni, dice qualche altra versione? Deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, non se ne va, ci sta sempre attorno. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, attenzione tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale. Per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Tenendo gli occhi su Gesù, noi non dobbiamo discostare lo sguardo da Cristo. Qualunque sia il nostro cammino, Cristo Gesù è la via posta innanzi a noi per arrivare in cielo. Lui stesso disse che era la via, la verità e la vita. Gesù è la via. Gesù è la via maestra in cui tutti noi siamo chiamati a camminare. Gesù è quella via che ci porta dritti nelle braccia del Padre. Tenendo gli occhi su Gesù, come una gara, se noi corriamo una gara e iniziamo a guardare a destra e a sinistra, non guardiamo l'ostacolo che ci sta davanti e rischiamo di cadere, rischiamo di inciampare. E l'Eterno dice a Gesù, eh? La stessa cosa. Non deviare da essa né a destra né a sinistra. Affinché tu prosperi ovunque andrai. Ovviamente questa allusione alla prosperità non è un qualcosa di materiale. Noi siamo chiamati a vivere nello spirito e a vivere per lo spirito. Possiamo vivere nell'indigenza, nella povertà. Paolo... Molto spesso andava in luoghi dove non aveva nulla, eppure lui prosperava nello spirito. La sua predicazione era potente, la sua predicazione era forte. Lui arrivò a quello che era il cuore dell'impero romano perché era sulla via ed ebbe successo. Paolo morì in martire a Roma. La Bibbia non ci dice come, ma la tradizione ci dice che Paolo... Fu decapitato in virtù della sua cittadinanza romana, a differenza per esempio di Pietro che fu crocifisso, ma fu martire. Come fa una persona del genere ad avere successo? Lui ebbe successo perché l'Apostolo Paolo, nello Spirito, evangelizzò tutto quello che era il mondo conosciuto di allora. Se noi rimaniamo sulla via, il Signore ci userà con grande potenza. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Ecco, dicevo all'inizio che avevo dato una lettura fugace, una lettura eh, come se fosse una lettura quotidiana, e avevo avuto un'idea nella mia mente di quello che potesse essere il messaggio che il Signore voleva dare alla sua Chiesa. Ma quando ho aperto la scrittura, quando ho iniziato a meditare, il Signore mi ha detto: Non è quello che pensi tu. Io voglio parlare di tutt'altro. Il Signore ci vuole dire oggi di rimanere sulla via, di rimanere sulla via maestra per avere successo nelle sue vie, nel suo regno. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Molti già sanno che il verbo meditare qui, nell'ebraico, è usato anche per eh, raffigurare il modo in cui... Ehm, i bovini in particolar, in particolar modo ruminano il, il fieno, il mangiare, l'erba, tutto quello che mangiano. Sapete che i bovini hanno due, due gole, un prestomaco che poi rigurgita il mangiare, che viene rimasticato e poi viene ingoiato definitivamente. E questo è il senso di meditare la parola di Dio. Un... Una lettura fugace ci distrae da quello che è il cuore del messaggio evangelico che sta nella parola. Ma noi dobbiamo andare a fondo, dobbiamo meditare, dobbiamo leggere e rileggere e pregare perché la preghiera ci aiuta a comprendere meglio il significato della scrittura. Allora prospererai, perché dice, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto perché riuscirai nelle tue imprese, Giosuè era chiamato a fare un'impresa incredibile, doveva conquistare un territorio, l'Eterno gli aveva detto che era con lui, che sarebbe stato con lui, per il mezzo di Mosè l'Eterno gli aveva detto che Sarebbe stato davanti a lui, avrebbe combattuto per lui e lo vediamo in Gerico, nell'episodio di Gerico. Ma Giosuè doveva avere una condizione importante. Non doveva deviare dalla parola. Noi siamo chiamati a non deviare dalla parola. Non te l'ho comandato? Sii forte e coraggioso. Ancora una volta. L'Eterno dice a Giosuè: sii forte e coraggioso e non avere paura e non sgomentarti. L'Eterno riporta Giosuè 40 anni prima, quando insieme al suo amico Caleb vide i giganti. Lui stava spiando il, il territorio, vide veramente un territorio pieno di abbondanza. Vide dei grappoli d'uva enormi, vide dei frutti stupendi, ma vide i giganti. E lui fu coraggioso a dire al popolo: L'Eterno sarà con noi, ma adesso il Signore gli sta dicendo, tu non li starai spiando quei giganti, li andrai ad affrontare, li andrai a combattere, quindi non sgomentarti, non avere paura, abbi fede, questo è il segreto per il successo spirituale, avere fede. Tutto ciò che ci sarà intorno a noi, tutto ciò eh, che può in qualche modo condizionare la nostra vita. Ho parlato prima di eh, problemi finanziari, ho parlato eh, di una malattia, ho parlato di eh, qualsiasi cosa che ehm, può arrivare nella nostra vita e può essere una prova. E forse in molti casi questa prova ci porterà proprio a glorificare il Signore e noi non lo sappiamo, questo non lo possiamo sapere. Ma nella prova, anche se può sembrare una sconfitta, noi siamo chiamati a non avere paura perché questo è il segreto del successo nello spirito. Questo ci chiama a fare il Signore. Questo ci chiama a, a mettere nel nostro cuore il Signore. Ci saranno giganti nella nostra vita, ci saranno popoli da conquistare, ci saranno sconfitte, perché Adai il popolo venne sconfitto, ci saranno delle cose brutte che avverranno nella tua vita, ma abbi fede, non sgomentarti, io sarò con te e tu prospererai nello Spirito. E c'è una grande conclusione profetica. Allora, Giosuè, dice il verso 10, comandò agli ufficiali del popolo, dicendo: Sapete, il nome Giosuè in ebraico è Yeshua o Yoshua, è lo stesso nome di Gesù. Noi lo leggiamo in modo diverso perché l'Antico Testamento è tradotto in ebraico, mentre è tradotto dall'ebraico, scusate, mentre il. Il Nuovo Testamento è tradotto dal greco e mentre alcuni nomi che vengono italianizzati, per esempio come Davide, come Abramo, rimangono invariati, altri subiscono alcune variazioni. Ma il nome Gesù e il nome Giosuè hanno lo stesso significato. Dio salva. Ed è una cosa importante comprendere che Dio salva, che ancora oggi, quando c'è tutto scuro intorno a noi, Dio salva, Dio libera e Dio guarisce. Perché è questa è la fede che ci tiene aggrappati a Dio. Quando noi siamo forti e coraggiosi, quando noi siamo saldi sulla roccia che è Cristo Gesù, Sappiamo che ancora oggi Dio salva, libera e guarisce e ci fa partecipi del suo regno. Allora Giosuè comandò agli ufficiali, ancora oggi Gesù comanda alla sua Chiesa di andare avanti. Questo messaggio può sembrare un messaggio rivolto a coloro che combattono nello Spirito, a coloro che fanno intercessione. Qualcuno potrà dire, fratello, questo messaggio che mi stai dando probabilmente non è rivolto a me perché io non ho tanto tempo per intercedere, perché tutti siamo chiamati. Ad essere parte del regno di Dio, tutti siamo chiamati a combattere nello spirito, tutti siamo chiamati a progredire nel regno, a conquistare territori, a calcare col nostro piede dei territori che Dio ci ha già dato per amore di Cristo Gesù, perché Gesù è il capitano del nostro esercito e in questo dobbiamo essere attenti ad ascoltare la Sua voce tramite la sua parola e il Signore ancora oggi parlerà al nostro cuore, ancora oggi ci darà forza e vigore, ancora oggi ci manderà avanti e saremo come Caleb che a 85 anni disse a Giosuè, io ho ancora energia per andare a conquistare quel monte. Vogliamo essere risoluti, vogliamo essere aggrappati al Signore, vogliamo essere ripieni di fede per combattere ancora nel suo regno, per combattere ancora per l'avanzamento di questo regno, per essere buoni soldati del regno di Dio. E solo a Lui sia la gloria, l'onore e la magnificenza. Io vi benedico, vi, vi ringrazio per, per, avermi, per avermi ascoltato e che la parola di Dio possa rimanere salda nel nostro cuore. Dio ci benedica. Amen.